Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Sei in Salute. Questa sera parleremo di piede diabetico e lo faremo con il nostro ospite di questa sera, cui diamo subito il benvenuto Luca Lutti, tecnico ortopedico medical pharma di Bergamo. Buonasera a tutti. Benvenuto o meglio ben bentornato perché so, è già stato ospite della nostra trasmissione. Grazie Roberto e buonasera a tutti i telespettatori di Sella TV. Allora, piede diabetico è qualcosa che meno male si è sentito, ma esattamente di che cosa si tratta? Mi piacerebbe dare questa, fare questa introduzione. Eh, è una patologia importante, non perché, come ha detto lei, eh, se ne parla, si è già sentita, ma anche nei numeri. Pensiamo alla regione europea: parliamo di circa 50 milioni di eh, pazienti diabetici. Un dato statistico: siamo attorno al 10-14% a seconda della regione. In Italia, nella popolazione adulta, si parla di un circa 6%. Percentuale che si incrementa notevolmente con l'alzarsi dell'età. Gli ultra 75 siamo attorno al 20%. Quindi è un tema che sento molto vivo e che ritengo mm. mo molto, molto, molto di attualità, se vogliamo. Eh, cosa, cosa si intende per piede diabetico? Si intende essenzialmente un piede che ha mh, nel suo essere una serie di mod modificazioni a livello anatomico e funzionale eh, che, sono, che hanno alla base due, due meccanismi ovvero la neuropatia e la vasculopatia. Quando parliamo di piede diabetico non eh, ci focalizziamo o non pensiamo a un piede necessariamente lesionato, che quindi presenta ad esempio un'ulcerazione, certo. che è l'evento tipico, ma parliamo anche di un piede sano, tra virgolette sano chiaramente, cioè un piede che non, è, non ha nessuna lesione a livello cutaneo né altro, ma che chiaramente ha un, un fattore di rischio intrinseco maggiore rispetto a quello di un paziente che non è diabetico. Quindi Quando parliamo di piede diabetico ci rivolgiamo a essenzialmente pazienti diabetici che di solito sono glicem glicemicamente controllati, quindi hanno chiaramente tutta una, una dinamica di, eh, di, di, diciamo di tranquillità da quel punto di vista, ma che comunque per proprio la loro eh, lantura di pazienti diabetici hanno così una necessità di maggiore accortezza a livello piede. Ecco, l'abbiamo detto già per esempio le piaghe, ma in genere quali sono i segni e sintomi con cui si manifesta? E que questi due accessori che ho chiamato accessori per cercare un termine così un po' più leggero, se vogliamo, neuropatia o vasculopatia, possono e sono quelli che possono arrecare, tra virgolette, tutte queste situazioni di disagio. Eh, essenzialmente, possiamo declinarli come secchezza della cute, arrossamenti delle malformazioni proprio a livello del piede, infatti ho parlato di alterazioni anatomico-funzionali, quindi di quella che è la morfologia, sono le caratteristiche del piede normali e quindi un segno evidente potrebbero essere delle dita in griffe, eh, un piede che cavizza un po' di più, eh, delle situazioni di ipercheratosi, quindi tutta una serie di eh, elementi che apparentemente per una persona non diabetica sono tendenzialmente normali e che non possono portare a un ma in un paziente diabetico invece è importante prendere in considerazione il rossore della pelle, insomma tutte queste situazioni qua. Ecco, una domanda forse che viene spontanea. Eh, il piede diabetico ovviamente è una delle conseguenze di un diabete e penso anche di un diabete non ben trattato, ovviamente, eh, ma è una conseguenza che, fa, mettiamola in questo senso, fatto 100% eh, quanto può essere il fatto che in, venga il piede diabetico a un diabetico? Cioè è quasi sostanzioso? Okay. Allora, mi piace la domanda eh. perché mi permette di fare chiarezza eh, su questo aspetto. Tendenzialmente il piede diabetico è legato al soggetto diabetico, che gli glicemicamente è controllato. Quindi non dobbiamo per forza pensare a pazienti. Eh, scompensati, se vogliamo usare questo termine. No, pensiamo ai pazienti che sono in cura con un diabetologo, quindi fanno la loro vita normale, seguono un'alimentazione corretta, hanno dei valori glicemici, degli indici glicemici corretti, ma nonostante questo, comunque questi accessori che ho chiamato, cioè neuropatia e vasculopatia, purtroppo bene o male, in modi diversi, con modalità diverse ci sono e arrivano. E questi due elementi possono portare a tutta una serie di conseguenze che poi sono. Eh, queste lesioni che sono poi ulcere nel caso della neuropatia, perché sono ulcere appunto neuropatiche, oppure nel caso delle vasculopatie, parliamo di, diciamo, di lesioni schemiche che possono, comunque, che possono comunque verificarsi nel corso della vita. Quindi, eh, non c'è necessità di un paziente diciamo, che non si prende cura della certo. sua salute, ma anche pazienti che sono ben controllati, eccetera, possono incorrere in questo. Ecco perché è molto importante, poi pian piano lo vediamo nel corso della trasmissione. Il concetto della prevenzione, quindi, questo è assolutamente Assoluta, un aspetto importante. Assolutamente, ecco. Eh, vediamo quindi il trattamento. In genere, come viene trattato? Di base, eh, il messaggio che, mi, che, a, che amo passare con, eh, con i miei pazienti e con le persone con le quali ovviamente mi trovo a condividere questa informazione è quello eh, essenzialmente della prevenzione, quindi di una corretta. Eh, gestione di una corretta eh, stile di vita, chiamiamolo, o igiene quotidiana, quindi prendersi cura del piede. È chiaro che nel momento in cui, rispondendo alla sua domanda, ci si trova di fronte a piccole o grandi lesioni, che siano, ricordando sempre che il paziente prima viene gestito, visitato e controllato da un medico specialista, perché chiaramente la figura del tecnico ortopedico è una figura all'interno di un'equipe multidisciplinare certo. quindi quando noi prendiamo in carico il paziente in funzione ovviamente della dinamica e dell'entità di quello che troviamo andiamo a realizzare tutta una serie di dispositivi che sono atti in fase acuta cioè nella fase in cui uno presenta un certo tipo di, di, di lesione per far sì che eh, diciamo, ci sia un corretto supporto atto alla guarigione per cui questo è noi prendiamo in carico il paziente, in base all'entità realizziamo tutori, plantari, varie cose, o forniamo anche semplicemente delle calzature ad hoc che hanno l'obiettivo di coadiuvare il processo di guarigione. Questo chiaramente nella fase acuta quando il paziente si trova ad avere un certo tipo di esigenza. Ecco. Certo, benissimo. Veniamo adesso ad analizzare quelli che sono eh, gli ausili ortopedici insomma, che vengono utilizzati per curare appunto il piede diabetico. Eh, chiaramente l'ausilio è consono e proporzionato all'entità del, certo. della, della, della dinamica eh, poc'anzi eh, ho, ho detto che eh, piede diabetico non significa per forza di cosa piede lesionato per cui eh, il, i pazienti che noi andiamo a, a ricevere che noi visitiamo e che prendiamo in carico non per forza devono essere trattati con tutore o cose di questo genere perché dipende dalla situazione se parliamo di un paziente con piede sano, quindi che non hanno alcun tipo di lesione, di solito lì entriamo in quella che viene chiamata prevenzione primaria, cioè prevenzione prima che si verifichi un evento, ad esempio ulceroso. La prevenzione primaria di solito è fatta da una calzatura adeguata, quindi una calzatura che ha tutta una serie di specifiche, cioè che è, ha una suola biomeccanica, ha all'interno una lamina che può essere più o meno rigida per andare a ridurre i picchi di pressione in avampiede è totalmente priva di cucitura all'interno per evitare lesioni da frizione. Ha generalmente una forma poi più importante e per chi ha delle salienze ossee di tengrife coltanti deve avere una tomaia che si chiama automodellante proprio per evitare che durante i passi quotidiani non ci siano degli sfregamenti. Se invece non siamo più di fronte a una dinamica di prevenzione primaria, quindi paziente che non ha alcun tipo di lesione, ma ci troviamo invece di fronte a un paziente che ha una lesione, chiaramente in base alla tipologia di lesione che c'è sul piede, ovviamente dovremmo andare a preparare o adattare un tutore che ha la funzione essenzialmente di scaricare una certa distretta, una certa parte del corpo, del piede scusate, eh, in modo che pian piano il, poi il corpo faccia il suo effetto e, e diciamo, avvenga la guarigione. Per ultimo, ci troviamo nel caso invece di un paziente che ha avuto una lesione e è guarito, e per cui qui si parla di prevenzione secondaria, quindi prevenzio prevenzione legata a evitare che ev eh, si verifichi un secondo evento. Perché il paziente è già stato lesionato, grazie alla fase acuta e ai tutori che confezioniamo è guarito, e a questo punto dobbiamo somministrargli qualcosa che gli permette di evitare un secondo evento del genere. E in questo caso si parla di plantare. Fatto con un certo modo, poi lo vedremo, e di sempre calzatura suola biomeccanica, semirigida e quant'altro. Prima di passare poi ad analizzarle uno per uno, però, e prima appunto di dare la linea alla regia per il primo blocco di pubblicità, volevo chiedere questo. Quindi, un malato di diabete eh, che ah, potrebbe avere questa, insomma, questa evenienza di questo piede diabetico, quindi è meglio non utilizzare delle scarpe normali? L'acquisto di un paio di scarpe deve essere molto oculato. È assolutamente sì, assolutamente sì, perché purtroppo spesso abbiamo parlato di prevenzione primaria, quindi qualcuno che non ha essenzialmente niente, purtroppo spesso accade che non avendo niente uno diciamo, non si preoccupi di questa cosa, invece in realtà è molto importante avere una calzatura adeguata, perché sicuramente questo lo sanno tutti, prevenire. È meglio che curare. Che curare. Certo, ovvio. E quindi di conseguenza, anche in questo caso una calzatura adatta permette eh, di mettere in sicurezza, se vogliamo usare questo termine, un piede che ha una delicatezza intrinseca sicuramente maggiore rispetto a quella di una persona non diabetica. E cosa deve stare attento una persona, un diabetico che deve comprare un paio di scarpe, ovviamente rivolgendosi anche ai tecnici ortopedici? Allora, essenzialmente è, è fondamentale che uno si rivolga. All'interno di una struttura che eh, abbia conoscenza di questa situazione, quindi che sia, eh, tra virgolette, competente e preparata. E quindi strutture sicuramente specializzate. E in questo caso io parlo di ortopedie, ovviamente. E in seconda battuta la calzatura, come dicevo Poc'anzi, deve essere essenzialmente all'interno, priva di cuciture della misura giusta al piede quindi il piede una volta inserito quindi calzato all'interno della scarpa deve stare comodo non sentire delle zone che hanno han conflitto e poi questa suola che è importante che si chiama suola biomeccanica che è una suola a cui la, la punta è leggermente stondata e anche al tallone e in pratica ha la possibilità durante il passo di andare a ridurre i carichi pressori al tallone e all'avampiede cioè la parte davanti del piede, che ecco, sono le due zone che di solito sono più interessate da, da, eventi, da, da eventi ulcerosi, da lesioni. Insomma. Quindi, eh, tomaia morbida, assenza di cuciture, suola biomeccanica e poi oggi è ancora un po' in discussione, però anche potenzialmente eh, una suola semirigida non potrebbe, potrebbe essere positiva per mettere in sicurezza il piede. Benissimo, io a questo punto do la linea di regia per il provoco di pubblicità, ma tornate qui con noi in Salute perché con il dottor Lutti continueremo a parlare del piede diabetico. Bentornati con noi in Senza Salute, questa sera stiamo parlando del piede diabetico. Allora abbiamo visto i eh, principali ausili e eh, ausili ortopedici, adesso cerchiamo un po' di analizzarli uno per uno. Iniziamo dal plantare per esempio. Perfetto, chiedo nel frattempo alla regia un piccolo contributo per quanto concerne il discorso del plantare. Mm, per il piede diabetico abbiamo la fortuna mm, di avere delle linee guida che ci assistono, per cui anche in questo caso eh, ci sono tutta una serie di prassi e di buone prassi che si devono utilizzare nel confezionare il plantare per piede diabetico. Tendenzialmente è un dispositivo che viene realizzato su calco gessato, quindi. Di là di tutte le valutazioni che facciamo sul piede eh, previamente per capire dove ci sono zone di carico, ipercarico e quant'altro, grazie a vari strumenti come può essere la carta carbonata, la valutazione baropodometrica, insomma cerchiamo ecco, di essere un po' anche sintetici, però abbiamo diversi strumenti che ci permettono di capire come il piede appoggia. Una volta fatto questo, la realizzazione del plantare, ecco, per quello che ci chiedono le linee guida, è fatta mediante la tecnica del calco, quindi il piede viene inserito all'interno di una schiuma fenolica, si prende un'impronta in una situazione diciamo fisiologica, si crea un calco gessato o con delle resine apposite e da lì si va a costruire un plantare che viene chiamato multistrato, cioè ci sono più strati di un certo, di un certo tipo di materiale che viene chiamato EVA, che noi andiamo a termoformare in modo da andare a costruire sul negativo del paziente, quindi il, proprio il calco del suo piede, quindi l'impronta. Si va a costruire sostanzialmente un plantare fisiologico. In questo plantare, ovviamente, in base a, a quelli che sono i picchi pressori rilevati o determinate evidenze che abbiamo sul piede, si vanno a creare degli scarichi mirati e delle, o delle piccole opportune correzioni per andare a mettere in sicurezza il piede e proteggerlo, eh, in modo da garantire chiaramente una camminata più naturale e più corretta possibile. Prevenendo un evento, un evento eh, di, di tipo chiaramente ulceroso o lesivo, ol, insomma. Ecco, questo è. Gli altri, invece, continuando sempre nell'illustrazione. Sì, il plantare è chiaramente un esempio. Gli altri dispositivi, generalmente, che si utilizzano in questo caso invece in fase acuta, al netto della calzatura di cui abbiamo già parlato, sono tutori. Eh, essenzialmente di serie, quindi già standard, già pronti, che devono essere chiaramente calibrati rispetto alle misure del piede e che devono essere scelti in funzione chiaramente dell'evento, delle, della tipologia di, di, eh, di lesione che ho sul piede. Per cui, se ad esempio c'è un ulcere al tallone. Andrò a utilizzare un tipo di tutore che mi permetterà di scaricare il tallone, quindi di fare in modo che il bendaggio e quant'altro eh, siano in scarico e che quindi il piede pian piano possa recuperare e guarire molto più velocemente. Perché è evidente che se mi trovo ad avere una lesione in carico, questa lesione non fa altro che peggiorare certo, e non certo. ha la possibilità di guarire. Oppure abbiamo tutori che permettono di scaricare l'avampiede nel caso in cui la lesione fosse in avampiede o semplicemente nel caso di lesioni che sono nella parte dorsale del piede abbiamo tutori che servono per stabilizzare il piede e eh, anche in questo caso come ho già detto garantire il recupero nel tempo più breve possibile. Ecco, questi sono tutti. Bene o male, abbiamo fatto una panoramica di tutti quelli che sì, possono essere. In qualche secondo, abbiamo cercato <ride> sì, di fare una panoramica. Mi rendo conto che è una cosa un po' complessa, però. Diciamo che ce l'abbiamo fatta. <ride> ecco. eh, domanda: ovviamente, eh, come abbiamo sicuramente eh, visto anche dal rapporto eh, del filmato eh, che abbiamo visto, eh, sono comunque molto personalizzati su sul, quella che è eh, la patologia del paziente, o meglio, la struttura anche anatomica del paziente. Assolutamente sì, chiaramente il tutore è standard, ma ci sono tanti tutori standard che devono essere scelti e ragionati su quelle che sono le tipologie di, 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 di trattamento che noi dobbiamo affrontare. Eh, è chiaro che anche un tutore standard comunque ha una sua componente di personalizzazione, cioè non voglio far passare il concetto che standard significa prendere dalla scatola o dall'armadio sì, esatto. il tutore, <ride> metterlo sul piede del paziente e salutarlo. Questo non è... Anche perché eh, poi ogni situazione va a sé, le casistiche sono molto differenti tra di loro e quindi, comunque, la scelta del tutore più corretto e, e l'adattamento al piede eh, rappresentano un aspetto fondamentale per fare in modo che il paziente poi abbia eh, successo rispetto a quello che è il trattamento, che poi, peraltro, in caso di lesione, è, è, bisogna dire che non è poi di prima competenza da parte del tecnico ortopedico certo, certo. perché un paziente che ha un'ulcera chiaramente dovrà essere gestito ad esempio da un infermiere il quale dovrà fare delle opportune medicazioni per permettere che, che tutto evolva in modo, in modo sereno e positivo insomma ecco. ecco ma se volessimo vedere quello che è tra virgolette il follow up del paziente cioè quindi eh, come va gestito tutto il paziente nel corso della sua malattia che poi ricordiamo che era una malattia cronica comunque assolutamente direte, ahimè, purtroppo Ah, tendenzialmente il paziente diabetico ha come primo referente il diabetologo perché è la persona, la persona è il medico, è la figura medica, lo specialista che segue il paziente nella sua vita affinché eh, gli indici glicemici siano gestiti e eh, monitorati e tenuti sotto controllo perché chiaramente è un'evidenza che eh, una glicemia controllata permette una stile di vita normale e con relative complicazioni sul lungo termine. Eh, e quando si riscontra o si rileva una situazione di questo tipo, tecnicamente ci si dovrebbe rivolgere a centri al piede diabetico, ovvero centri in cui ci sono equip multidisciplinari eh, come può essere il vulnologo, il chirurgo vascolare, insomma, c'è tutta una serie di figure che intervengono sulla base della dinamica che si è creata. Ecco, questo è. Per cui il eh, centro del piede diabetico ra dovrebbe rappresentare... Purtroppo non ce ne sono molti. Eh, L'interfaccia o il primo interlocutore, quando uno si trova ad avere qualche piccolo problema, che possono essere piccole lesioni, piccole ferite, eh, dei cali sospetti, perché spesso ci sono situazioni in cui al di sotto dei cali ci sono delle vere e proprie ulcere. Ah, ecco. Però lì chiaramente non è più tema del tecnico ortopedico, ma diventa un po' più di competenza, come dicevo, di queste equip, dove all'interno, parlato di Vulnologo, Crugo scolare c'è il podologo assolutamente, per cui eh, entra all'interno di questa equipe dove il paziente viene preso in carico e c'è una valutazione rispetto a quelle che sono le, le, le dinamiche e quelle che sono le terapie da affrontare, noi arriviamo, noi tecnici ortopedici arriviamo nel momento in cui chiaramente c'è il bisogno di andare a confezionare o un'ortesi su misura come il plantare o fornire una calzatura adeguata o fornire un tutore che aiuti il percorso di guarigione, quindi centri del piede diabetico, il paziente si, si, si rivolge in queste strutture e fa tutta una serie di valutazioni per capire eh, che cosa deve fare rispetto alla dinamica che ha manifestato. Eh, vi abbiamo parlato prima che le, i due accessori eh, simpatici, che io chiamo accessori eh, neuropatia e vasculopatia, sono le due situazioni che poi portano un po' a tutti i problemi la neuropatia poi è fondamentalmente la principale. Cioè questo deficit eh, o questa riduzione di sensibilità per, per quei disordini che si creano a carico del sistema nervoso periferico, è facile immaginare che se io eh, perdo un po' la mia sensibilità e metto una calzatura adeguata, vado incontro a una lesione, ma essenzialmente non ho quella eh, sentinella, quel campanello d'allarme che mi fa capire che mi sto lesionando. E una volta che poi mi sono lesionato, chiaramente mi trovo in una dinamica che una circolazione non ottimale, tutta una serie di, di, di situazioni secondarie, ma sì che poi la guarigione diventi molto più complessa e molto più articolata e quindi ci si debba rivolgere a un centro specialistico. Certo, ma all'interno proprio del vostro lavoro di tecnico ortopedici, com'è che il follow up del paziente? Cioè, eh, arriva, arrivato ovviamente, inviato dal centro per il eh, piede diabetico o magari direttamente anche dal diabetologo, a questo punto lo prendete in carico e lo seguite cioè non si limita al solo plantare o tutore quello che è? Allora chiaramente noi ogni volta che facciamo un atto erogativo quindi significa consegniamo un dispositivo medico calzatura, tutore, plantare su misura eh, il regolamento di dei dispositivi medici eh, famoso MDR 745 ci impone un concetto di follow up che va al di là della eh, correttezza ma è proprio un discorso di regolamento istituzionale, per cui noi un paziente, una volta preso in carico, facciamo, a seconda chiaramente della situazione, tutta una serie di controlli che hanno l'obiettivo di monitorare il buon funzionamento del tutore. Che ripeto, possono essere più o meno frequenti a seconda della dinamica, della gravità. Nel plantare, ad esempio, c'è uno standard, un protocollo standard che prevede tre controlli nel primo anno di emissione in commercio. Ma soprattutto dobbiamo considerare che data la delicatezza e la sensibilità del piede diabetico dobbiamo prenderci cura che lo strumento venga utilizzato nel modo corretto perché chiaramente se utilizzato nel modo non corretto i benefici probabilmente non arrivano ma per assurdo possono esserci anche invece degli effetti collaterali quindi assolutamente facciamo un follow up del paziente lo facciamo perché è obbligatorio farlo ma anche perché ci troviamo nelle condizioni eh, di eh, gestire un piede estremamente delicato e quindi dobbiamo essere sicuri che, ad esempio, consegnando una calzatura, quella calzatura venga utilizzata nel modo adeguato, ci si approcci nel modo adeguato e che non provochi nessun genere di lesione, ad esempio. Quindi questo rappresenta il nostro follow up. Ecco, ma eh, se ben utilizzati questi, eh, questi eh, ausili ortopedici permettono di avere un recupero pressoché totale. Assolutamente sì, infatti proprio per quello che ci dicono le linee guida si parla di prevenzione primaria ad esempio, cioè adottare una calzatura che permette grazie a tutte le sue caratteristiche che abbiamo poc'anzi raccontato di evitare qualsiasi evento negativo sul piede, per cui sì se noi utilizziamo questi dispositivi nel modo corretto abbiamo da un lato facciamo prevenzione quindi evitiamo che si verifichi un evento negativo ma dall'altro facilitiamo quello che è il percorso di guarigione e quindi da un lato guariamo e passiamo quindi diciamo superiamo quella che in termini tecnico viene chiamata fase acuta cioè la fase in cui c'è la lesione e andiamo in una dinamica della, della, diciamo, della prevenzione poi secondaria cioè guariamo e ci mettiamo nelle condizioni di evitare che si verifichi un evento del genere quindi sì assolutamente qua la prevenzione è fondamentale e posso dire che la prevenzione rappresenta eh, un'arma importantissima che abbiamo nelle nostre mani per evitare, ma veramente evitare, che si verifichi un evento di questo tipo. Benissimo. Io a questo punto do la linea regia per il secondo blocco di pubblicità, ma tornate con noi di Sen Salute, perché con il dottor Nutti continueremo a parlare proprio del piede diabetico. Mm. Bentornati con noi in Sen Salute. Questa sera stiamo parlando del piede diabetico. Eh, ecco, domanda che ahimè viene spontaneo quasi fare, ma se non ben trattato il piede diabetico, quali, a quali conseguenze, anche idee, penso gravi, possa può portare? Eh, non, non ho espresso finora questo termine perché eh, è molto antipatico ragionare negativo non è nella mia forma nella mia forma mentis. Ci sono due, due situazioni essenziali che abbiamo detto, no? neuropatia e, 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 e vasculopatia. Per entrare un secondo nel dettaglio, parliamo di neuropatia, quindi un, un disordine del, del sistema nervoso periferico, quindi un deficit di sensibilità. Neuropatia essenzialmente ci porta nell'evento più negativo a una lesione ulcerosa, quindi una neuropatia ulcerosa. Eh, essenzialmente possiamo declinare tre elementi, una riduzione della sensibilità, Abbiamo detto, abbiamo accennato prima e quindi è una incapacità di percepire che mi sto lesionando. Questo dovuto di solito all'utilizzo di una scarpa negativa. O banalmente, adesso a livello bella stagione, camminare d'estate sulla sabbia calda. Chiaramente un paziente diabetico deve stare molto attento perché è un piede estremamente fragile. Se ho una, una capacità ridotta e di, 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 di avvertire, di sentire, perché c'è questa neuropatia, è chiaro che potenzialmente potrei potenzialmente scottarmi e creare tutta una serie di disagi o banalmente anche un pediluvio con dell'acqua troppo calda, perché è sempre bene controllarla. Chiaro, dipende dall'entità della neuropatia, certo. però controllarla la temperatura dell'acqua, magari anche con un termometro. Neuropatia significa anche, abbiamo detto, disordine a livello del sistema nervoso e di conseguenza anche a livello motorio, tutta una serie di alterazioni che si creano a livello anatomico nel piede, dita in griff eh, e quindi queste dita in cui la parte, la parte dorsale può andare a sbattere contro la toma della calzatura creando lesioni, ci possono essere mh, piedi che cavizzano e quindi ad esempio eh, delle prominenze osse a livello metatarsale che creano callosità e anche quelle possono andare a creare delle, delle ulcere da, da ipercarico. Quindi neuropatia generalmente fa, eh, si, si associa con bionio con ulcera, mentre il concetto di vasculopatia lì abbiamo eh, una riduzione di quello che è la circolazione, la perfusione sanguigna. E quindi nell'evento più grave ci può essere una, di solito avviene alle parti distali, quindi le dita o il tallone, eh, una dinamica per cui si verificano una sorta di gangrena, quindi di eh, situazioni di ischemia e di tessuto che non viene più erorato e quindi pian piano ovviamente muore con chiaramente poi la necessità di amputazione. Cioè quello che voglio dire è l'evento veramente più negativo e più, se mi permettete il termine, drammatico. Certo. è quello di un'amputazione che peraltro purtroppo è, è un evento non così raro. Non ne ho parlato perché non amo più di tanto Ovvio. esprimermi in questo modo perché credo che anche poi eh, la, la, la visione di questo incontro sia quello di far prevenzione e comunque offrire eh, un, un aspetto positivo anche nella dinamica di una, di una, di, di una patologia. Però è evidente che un diabete non compensato, una, una non gestione di quelle che sono tutte le, le, le dinamiche quotidiane, tra cui l'igiene, l'idratazione, la crema corretta, la scarpa corretta o anche di fronte a piccole lesioni. Insomma, di, di essere mh, subito in allarme, tra virgolette, non in ansia, attenzione, ma in allarme, cioè prendersi cura, consapevolezza, se vogliamo, ecco è chiaro che. L'evento più negativo è quello purtroppo di, di un evento di amputazione e ce ne sono diverse ovviamente. Ecco. Assolutamente. Parliamo invece giustamente di prevenzione: come possiamo prevenirlo? Beh, eh, la regola 1 è: eh, abbiamo detto, il eh, paziente diabetico è in carico eh, a un diabetologo e quindi seguire in modo ferreo quelle che sono le indicazioni del, dello specialista e fare in modo che eh, ci sia questo controllo glicemico che è fondamentale. Controllo si intende questa stabilizzazione glicemica che è fondamentale. Eh, una volta fatto questo uno stile di vita sano, quindi una dieta corretta perché sappiamo che è fondamentale, una, eh, un movimento perché è fondamentale e poi arriviamo al piede. Abbiamo un po' accennato qua e là, però essenzialmente è, è fondamentale è utilizzare una calzatura adeguata. Eh, avere un'igiene quotidiana adeguata, sembrano sempre concetti banali, però no, mi perdonate, no. ma non lo sono. Assolutamente. Eh, no. Spesso eh, a causa, sempre del discorso di neuropatia, c'è una secchezza importante della cute, quindi utilizzare delle creme idratanti corrette eh, e lo citavamo prima, fare attenzione al discorso della temperatura. Quindi uno va quest'estate sulla sabbia, l'acqua calda quando fa il pedilubio, cercare di non camminare a piedi nudi perché chiaramente. Anche qua una mancanza di sensibilità non mi fa percepire eventualmente qualche piccolo trauma con certi oggetti, e quindi è importante mettere il piede all'interno di un contenitore corretto che, che gli permetta di essere protetto. Generalmente, eh, lo stile di vita eh, inteso come cura del piede eh, è fondamentale. Questo è l'aspetto che permette poi di prevenire tutto. Ecco. Faccio una domanda che. Ehm... Sembra un po' strana, però eh, ahimè, purtroppo succede. Eh, ben sappiamo, e l'abbiamo anche discusso qua eh, più volte assai in salute, anche con medici diabetologi, ahimè, c'è una buona fetta della popolazione che è diabetica e non sa di esserlo. Può succedere, o è mai successo, che lei sappia, o magari che ha incontrato nella sua eh, routine quotidiana, nel suo lavoro, che... Eh, una primissima manifestazione può essere il piede diabetico e faccia, puoi scoprire che dietro c'è una situazione di diabete? Allora, potenzialmente sì. Devo dire che nella mia casistica, nella mia esperienza, nella mia, insomma, nei miei anni lavorativi, non, mi, non, non, non si è verificata una dinamica di un paziente che abbia condiviso questa tipologia di situazione, cioè che eh, successivamente ad un piede diabetico eh, si abbia scoperto che la dinamica era quella di un del diabete mellito, insomma. Ecco. No, nel mio caso devo dire che non ho questa, non ho questa, questa storicità o questa bibliografia da, da condividere con voi, eh, di solito sono pazienti che um, appunto non giovanissimi, parliamo dai 55 anni in su, 60 anni in su, e mi perdonano se ho detto 55 non giovanissimi, ma intendo, ecco... In età adulta e eh, che hanno ben chiaro che sono in trattamento farmacologico o meno, perché non è necessario chiaramente, certo, ma certo. hanno, hanno evidenza della, di essere diabetici. Ecco. Quindi, no, la risposta è io non ho avuto eh, contezza nella mia storia lavorativa di persone che dal piede diabetico hanno, tra virgolette, scoperto. Se si posa questo termine eh, o gli è stata diagnosticata una, un discorso di diabete, di diabete 2. Ecco, ovviamente, eh, come giustamente dicevamo fin dall'inizio della nostra trasmissione, è un lavoro di, di, di multi-equip, cioè di un'equipe eh, multifunzionale e eh, con diverse specialità, qui ovviamente la figura centrale poi è il medico diabetologo. E c'è comunque uno scambio, un continuo scambio di, di informazioni e voi stessi tecnici ortopedici vi interfacciate continuamente comunque con tutta la parte, tra virgolette, medico-specialistica. Assolutamente sì. E, e... Come in questo, in questo campo, ma qualsiasi campo che abbiamo del nostro, della nostra professione, eh, il rapporto con, eh, con gli altri chiamo colleghi tra virgolette, non quanto io sia medico, ma colleghi in quanto insieme ci si prende cura e si prende in carico del paziente eh, è essenziale e in questo caso ancora di più, perché chiaramente eh, il chirurgo. Eh, facciamo l'esempio di un paziente che ha una lesione, che è magari è guarito, dobbiamo realizzare una calzatura e chiaramente il chirurgo ha eh, una visione del paziente, del piede, so sotto un certo punto di vista, quando noi invece siamo più tecnici e quindi eh, ragioniamo di più su come realizzare un dispositivo rispetto a quei bisogni. Per cui eh, una volta costruito il plantare, fornite la calzatura o addirittura in caso di amputazione realizzate le opportune tutori o protesi o calzature su misura ad hoc è chiaro poi quella che viene chiamata fase di collaudo il rapporto e il dialogo col medico è essenziale perché questo ci permette di ottimizzare quello che abbiamo realizzato perché spesso noi ai nostri, ai nostri pazienti diciamo sempre attenzione che oggi noi consegniamo un dispositivo ma grazie ai follow up questo dispositivo può essere anche perfezionato e migliorato sulla base anche delle risposte che otteniamo. Ecco perché, tornando alla domanda certo. di prima, esiste un follow-up? Assolutamente sì, ed è fondamentale perché dobbiamo verificare che ciò che facciamo sia mantenuto nelle condizioni di massima efficienza funzionale, perché se passati sei mesi, perché il paziente l'ha usato molto, cammina molto e quant'altro, il dispositivo non ha più le stesse caratteristiche di prima, è chiaro che noi dobbiamo eh, strutturare una risposta per evitare chiaramente che succeda qualcosa di più negativo. Quindi sì, la risposta è sì, collaboriamo con tutti ed è fondamentale, fondament fondamentale farlo nell'interesse della persona. Ecco, siamo in finale di trasmissione, vogliamo dare qualche brevemente, qualche consiglio pratico alle persone che ci stanno seguendo, che magari insomma, sono diabetiche e non hanno ancora messo in preventivo, ahimè, questa eh, insomma, conseguenza che potrebbe anche colpirli. Certo. Facendo un recap, prima cosa che vorrei dire è eh, innanzitutto tranquillità, nel Assunto senso che, eh, di, che non bisogna angosciarsi né preoccuparsi, anzi bisogna essere consapevoli e molto sereni che grazie a eh, una serie di piccole accortezze il piede verrà mantenuto nelle condizioni ottimali. Questo è un messaggio punto, numero uno. Eh, direi calzatura adeguata, cercare di non portare sempre la stessa calzatura ma poter cambiare la calzatura e di rivolgersi in centri specializzati per calzatura per piedi diabetico, punto 1. Seconda cosa, condividere questa situazione con il proprio diabetologo per capire se uno ha la necessità di fare qualche approfondimento in più rispetto al proprio piede, se il proprio piede è in una condizione ottimale o se necessita di qualche piccolo accorgimento per metterlo in sicurezza. Quindi questa è la seconda cosa. E terza cosa, abbiamo elencato anche prima, prendersi cura di quello che è l'igiene del piede nel modo corretto. Mi sono dimenticato una cosa che mi viene in mente adesso, quindi igiene del piede, mi raccomando se si tagliano le unghie o cose di questo genere, in questo caso podologo, rivolgersi a un professionista che sa fare il suo lavoro. Ecco, niente invenzioni, niente cose fai da te, non usare callicidi, fungicidi, insomma, non usare... Nulla che possa essere aggressivo sulla cute o sul piede, perché purtroppo ecco quando l'esperienza invece queste cose le ho viste: piccolo calo, piccola cosa, un po' di insomma, calice, è fatto il buco. E poi alla fine, per recuperare, diventa abbastanza complicato e complesso. Per cui eh, igiene del piede corretta, eh, lavarsi, crema, eh, attenzione a temper alte temperature, acqua, quant detto, e quant'altro, l'abbiamo detto se dobbiamo fare eh, pedicure o quant'altro, rivolgetevi per cortesia a un, eh, a un professionista sanitario. Noi siamo tecnici ortopedici, non ci occupiamo di quello, ma ci sono i nostri colleghi podologi che sono molto bravi in questo. Assolutamente, poi se eh, invito comunque anche a scrivere a, a Luca Lutti, vediamo eh, in sommo pressione la, la sua email, se avete comunque eh, delle altre domande, magari curiosità da chiedere. sì, allora, Esattamente se... sì. Qualsiasi cosa molto, molto a disposizione. Allora, eh, siamo giunti alla, alla fine della nostra eh, puntata. Io ringrazio il nostro ospito, Luca Lutti, ripeto, tecnico ortopedico medical pharma di Bergamo. Grazie per essere stato con noi, insomma, per averci anche spiegato esattamente di che cosa si tratta piede diabetico. Spesso e volentieri lo si scambia anche per altre patologie di cui non c'entra assolutamente nulla sono d'accordo <ride> Benissimo. come sempre io vi do appuntamento alla prossima puntata vi ricordo di andare a visitare i nostri siti web il sito web della nostra trasmissione ma soprattutto il sito web di informazione medico-scientifica che è tecnomedicina.it e ascoltare i nostri podcast su radiosalos.com ringrazio come sempre Andrea in regia per il preziosissimo supporto ringrazio l'emittente ringrazio l'RBM Group e come sempre in finale di trasmissione non resta che augurare a tutti buona salute buonasera